Ciao, sono Paolo, sono il cuoco del ristorante Hotel La Bettola di Carisio. E vogliamo presentarvi il riso Carnaroli Doc della Baragia con verdurine e fiori di zucca. Abbiamo le verdurine che noi abbiamo già saltato, comunque sono verdure semplicemente saltate in padella con un filino d'olio, insaporite con sale e pepe. Abbiamo dei fiori di zucca tagliati a julienne, una concassè di pomodoro, abbiamo la cipolla per tostare il riso, il parmigiano, il burro, il vino bianco per sfumare il riso in cottura e poi noi abbiamo preparato come decorazioni, abbiamo preparato una polvere di piselli, semplicemente usando dei piselli e chiaramente prima frullati, passati a setacino e poi inseriti in un macchinario che li rende a polvere. Poi abbiamo preparato dei fiori di zucca essiccati nel forno, asciugati per un paio di orette, in modo che come guarnizione viene poi usata alla fine. Quando la cipolla è rosolata, andiamo ad aggiungere il riso. Allora a questo punto, quando il riso è ben caldo, ben tostato, lo spugniamo con del vino bianco. Diciamo che anche se non ho studiato è un lavoro che mi piace, perché sono tantissimi anni che lo faccio e lo faccio con passione perché comunque dà soddisfazione. Ma la consistenza diciamo che deve essere morbido ma croccante, non deve essere proprio una cottura esagerata in modo che poi come mio gusto personale preferisco un attimino al dente, ancora un attimo croccante, ecco. Il brodo è un brodo vegetale fatto con verdura, solamente verdura, che viene usato nella maggior parte dei servizi che facciamo. Chiaramente il brodo va bello caldo per aiutare la cottura del riso. A questo punto aggiungiamo le verdurine. Adesso facciamo asciugare ancora bene. Asciugare, ma non troppo perché comunque il riso deve rimanere sempre morbido e poi gli diamo la mantecatura finale. Ok, a questo punto possiamo procedere con la mantecatura del risotto. Allora, mettiamo burro, parmigiano. Le restanti fiori di zucca e la concassa di pomodoro. Ecco qua, procediamo a mescolare bene. Perfetto, a questo punto procediamo con impiattare il nostro risotto. Qui una fogliolina di nostra polvere di piselli, ecco il risottino colorato.